Bentornati a Partita Doppia, questo è uno dei nostri incontri con i leader delle imprese, del business nel nostro paese. Siamo con Gianfranco Carbonato, che è presidente di Prima Industria. Benvenuto, presidente. Grazie. Allora, ricordiamo che Prima Industria è un'azienda quotata ormai dal 99 ed è il leader, uno dei leader nel mondo nella produzione e commercializzazione di sistemi laser per l'industria, per la gestione e anche la lavorazione della lamiera, l'elettronica industriale. Una storia che compie in questi giorni 40 anni. 40 anni, noi siamo nati nel 77 e quindi quest'anno abbiamo il piacere di festeggiare i nostri primi 40 anni. Oggi avete 1600 dipendenti, in quanti paesi operate? Siamo quasi 1800 ormai, ma operiamo diciamo in modo diretto, cioè con il nostro personale, i nostri dipendenti, le nostre sedi in 27-28 paesi, è un numero che cambia quasi tutti i giorni. Poi abbiamo macchine installate in 80 paesi, quindi negli restanti paesi operiamo tramite dei distributori o degli agenti locali. È una storia importante quella di Prima Industria, perché negli ultimi 40 anni ha costruito la sua leadership proiettandosi a livello internazionale senza avere mai paura di crescere. È una storia che ha molto da dire anche alle altre imprese italiane e che io vorrei farle ricostruire molto rapidamente, anche se avete dedicato un libro che si intitola Scintille, Prima Industria dal 1977, che è stato curato dal professor Giuseppe Berta, che è storico dell'industria italiana. È così. Ha lavorato molto sui vostri archivi, dai quali io voglio ripescare alcune foto da farle vedere per raccontare quello che è stato un esordio pionieristico, no? Mi sembra, possiamo far vedere subito alcune delle prime foto di quando eravate un gruppo di giovani ingegneri. Questa è la DEA, cosa è stata la DEA per voi? La DEA è stata, diciamo, l'origine di molti di noi dal punto di vista professionale, nel senso che la Prima Industria nasce come uno spin-off della DEA. Di fatto il fondatore della DEA, uno dei fondatori della DEA, che è stato Franco Sartorio, è stato uno dei fondatori di Prima Industria insieme a me e ad altre persone, e quindi la DEA rappresenta una matrice tecnologica diciamo originale, da cui nasce poi questa avventura, che all'inizio nasce come società di ingegneria e quindi cerca di portare sul mercato, questo negli anni, alla fine degli anni 70, competenze meccatroniche ante litteram, cioè capacità di mettere insieme. Questa è stata una vostra intuizione che ha un po' anticipato i tempi, perché poi è da lì in avanti che la combinazione di meccanica elettronica ha dato vita a diverse imprese nel nostro paese. Assolutamente, perché direi che un po' tutti i prodotti sono diventati meccatronici a partire dall'automobile, no? Oggi in un'automobile c'è più elettronica di quanto non ci sia meccanica. Direi che noi siamo stati fra i primi a essere capaci a mettere insieme queste tecnologie, e non dimentichiamo l'informatica, che poi le pervade tutte e due, ma soprattutto siamo stati forse gli unici a mettere sul mercato a disposizione di clienti. Non avendo, voglio dire, molte risorse finanziarie all'inizio, noi abbiamo messo sul mercato la nostra capacità di sviluppare prodotti avanzati, e questo ci ha consentito di aggredire una grande quantità di imprese, di conoscere settori applicativi molto diversificati che avevano bisogno vuoi di rinnovare la propria gamma di prodotto e vuoi di migliorare e diciamo innovare i propri mezzi di produzione. È stata una vera e propria start-up, anche se non in garage, mi sembra di capire che nelle mansarde del primo edificio in cui avete iniziato a lavorare. Non è stata in un garage, ma è stata quasi in un pollaio. Cioè, nel senso che, ecco qui il gruppo dei pionieri, no? Ecco qua, sì. Qui siamo in una nella nostra prima sede, che è stata diciamo alla periferia sud di Torino, in una cascina, tant'è che Giorgio Bocca, che venne a visitarci quando faceva diciamo un grande survey delle aziende innovative, intitolò il suo articolo su di noi: qui si fanno i matrimoni fra i robot e le galline. Questa è la fase che va, secondo Bert, dai primi progetti alla realtà industriale, che è stato quello il passaggio. Sì, diciamo dalla fondazione del 77 fino ai primi anni 80, quando l'azienda ha cominciato ad avere una dimensione industriale e ha cominciato a generare, diciamo, come fallout delle proprie attività di sviluppo, delle iniziative, diciamo, industriali vere. Ecco, il punto di svolta, però uno dei primi punti di svolta che hanno ormai costruito il profilo della nuova Prima Industria, è la vostra intuizione che il laser sarebbe stata la tecnologia su cui costruire il futuro dei vostri sviluppi. Come ci siete arrivati? Anche lì possiamo vedere alcune immagini. Ma
Ma guardi, ci siamo arrivati un po' per caso, a dire la verità, nel senso che noi, tra i vari clienti che incontravamo, che ci chiedevano di rinnovare, diciamo, il loro parco di strumenti di produzione, ne abbiamo trovato uno che produceva preformati plastici rivestiti di moquette con cui si facevano gli interni delle automobili. Era un fornitore del gruppo Fiat allora, e questo lavoro veniva fatto con uno stampaggio a caldo, con delle presse di termoformatura e poi con una rifilatura manuale fatta con delle dime per seguire i profili da tagliare, che era un'attività anche, voglio dire, dal punto di vista ambientale poco simpatica, perché i materiali poi erano PVC, ABS, materiali di questo genere. C'era un'alternativa, quindi. E quindi noi abbiamo inventato un'alternativa. Tenga conto che quelli erano gli anni in cui i robot cominciavano ad affacciarsi, i robot industriali intendo. Quindi non c'era ancora una vera e propria robotica industriale sviluppata. Noi abbiamo inventato una macchina tridimensionale e abbiamo pensato che per tagliare quel materiale il laser potesse essere lo strumento giusto. Abbiamo realizzato la prima macchina tridimensionale laser, credo al mondo. Non so se è la prima, ma questa assomiglia a una di quelle macchine. Così. Questa è già un'evoluzione di qualche anno dopo per il taglio della lamiera, perché poi dalla plastica siamo passati alla lamiera, che ha rappresentato un mercato molto più vasto, perché la lamiera automobilistica ovviamente viene tranciata con delle presse, e il laser rappresentava un'alternativa in particolare per lo sviluppo dei prototipi per tutte le produzioni di piccola e media serie quel tempo. E questo è stato uno dei momenti... E questa è stata una delle intuizioni che noi abbiamo avuto. Stiamo parlando degli anni 90. Qui siamo ancora negli anni 80, quindi siamo all'inizio degli anni 80. Negli anni 90 siete arrivati in fondo agli anni 90 anche con una crescita sostenuta che vi ha portato alla decisione di andare in borsa. Non è stato un percorso, come è andato? Ecco, diciamo che in mezzo c'è stata una parentesi molto complicata, perché in realtà noi abbiamo avuto uno sviluppo industriale un po' confuso, nel senso che abbiamo inventato i robot di misura, siamo entrati nella robotica tradizionale di saldatura e manipolazione con il gruppo Eni, i robot laser. Questi prodotti erano accomunati dalla tecnologia, ma non dal mercato. Quindi senso? Noi alla fine degli anni 80 abbiamo capito che non potevamo tenere in piedi attività veramente industriali e svilupparle con i mezzi che avevamo senza focalizzarci. Quindi abbiamo preso una decisione epocale, che è stata quella di disinvestire da alcuni di questi settori, i robot di misura e i robot tradizionali li abbiamo venduti, e abbiamo puntato le risorse tutte quante sul laser, che consideravamo, credo giustamente, come la tecnologia più grandi prospettive di sviluppo. Questo ci ha portato a una crescita, diciamo passata attraverso una fase di riorganizzazione e ricapitalizzazione a metà degli anni 90, una crescita importante che poi alla fine degli anni 90 ci ha portati alla quotazione in borsa. Ed è stato anche quello un momento molto importante, la visibilità dell'azienda è cresciuta, questo vi ha portato nel corso del tempo anche a crescere per acquisizioni. Quanto hanno contato le acquisizioni nella vostra storia? Hanno contato molto, guardi, quando noi ci siamo presentati al mercato nel 99 eravamo praticamente una delle prime aziende, allora si chiamava Nuovo Mercato, oggi si chiama Star, no? Noi dicevamo agli investitori che il nostro obiettivo era raccogliere fondi per fare due cose. Uno, crescere dal punto di vista internazionale al di fuori dall'Europa. Noi siamo stati sempre un'azienda non italiana ma come minimo europea, no? E già allora, prima della quotazione, facevamo un 10-15% di fatturato extra Europa. E quindi crescere fuori dall'Europa. Il secondo motivo era che volevamo internalizzare le competenze del generatore laser che noi acquistavamo sul mercato e che rappresenta sulle nostre macchine il componente tecnologico più importante. Noi eravamo un po' come dei costruttori d'auto di nicchia che compravano il motore da qualcun altro. Allora, se uno vuole diventare un player internazionale, deve farsi il suo motore. Però l'acquisizione della vita, come la definite, è arrivata più tardi, dell'acquisizione di un gruppo finlandese, Finpower. Sì, diciamo che dopo alcuni anni in cui abbiamo fatto praticamente un'acquisizione all'anno in America, in Germania, in Cina, eccetera, abbiamo incontrato questo gruppo finlandese che in realtà conoscevamo da qualche anno. C'è stato un periodo all'inizio degli anni 2000 in cui questo gruppo finlandese era stato acquisito da un grande fondo scandinavo, il fondo EQT,
e loro si erano posti il problema di incrementare la gamma di prodotto e ci avevano incontrato nell'ottica di comprare la prima industria. Tant'è che in una famosa cena che avemmo sotto la neve, diciamo, in Finlandia, a un certo punto il CEO di questo che fondo... Che è lui o è... No, questo è il primo ministro finlandese. Che però vi ha aperto la porta in fondo alla fine. Sì, in effetti noi siamo uno dei più grandi investitori italiani in Finlandia, no? Questo rappresentante, diciamo, del fondo EQT mi chiese: ma lei, scusi, è qui per comprare o per vendere? E casualmente molti anni dopo noi andammo lì per comprare, comprammo questo gruppo facendo, diciamo, un investimento molto grande per la nostra dimensione, perché di fatto abbiamo raddoppiato la dimensione in un colpo solo, diventando il più grande, voglio dire, investitore italiano in Finlandia, diventando uno dei principali gruppi al mondo come presenza geografica e anche come gamma di prodotto. Non l'avete fatto in un momento felicissimo, perché poi lì era il 2008, se non sbaglio, è Guardi, iniziata noi, la crisi. Noi siamo un po' sfortunati sul timing, devo dire, perché una delle prime grandi acquisizioni che abbiamo fatto in America è stato proprio alla vigilia dell'11 settembre, ed era un'azienda che operava nell'aeronautica, quindi lei può immaginare cosa ha voluto dire l'11 settembre dopo. Dopodiché questa acquisizione qua l'abbiamo fatta subito prima dello scoppio della grande crisi finanziaria. Devo anche dire che noi avevamo previsto con i nostri consulenti che ci potesse essere, come dire, uno slowdown del ciclo economico, perché il ciclo era positivo da molti anni e quindi tipicamente i beni di investimento sono un bene ciclico, però nessuno immaginava una crisi così profonda e geograficamente così estesa. Quindi L'abbiamo fatta l'acquisizione, abbiamo superato questo periodo molto difficile. Io sono personalmente abbastanza proud di aver mantenuto l'EBITDA positivo anche nel 2009, cioè a valle di questa crisi, che ha voluto dire per noi un fatturato meno 40% circa, no? E dopodiché abbiamo iniziato lentamente la risalita e poi finalmente negli ultimi anni abbiamo accelerato ulteriormente. Gli ultimi anni hanno visto una profonda trasformazione anche dello scenario tecnologico, con la combinazione del digitale con la manifattura tradizionale. Voi eravate già avanti con i robot, con i laser, e però oggi tutto il mondo dell'industria si sta allineando a questo 4.0 che voi dice dall'interno, inside, 4.0 inside, e anche qui abbiamo una foto. Le chiedo come vede oggi lo sviluppo anche di questi paradigmi della tecnologia e che opportunità offrono a voi e alle aziende italiane? Guardi, io sono convinto proprio intimamente da ingegnere che l'industria italiana, l'industria in generale, ma in particolare quella italiana, sia alla vigilia di un cambiamento epocale. Le nuove tecnologie, il digitale, mettono a disposizione competenze e modalità di fare le cose completamente diverse rispetto al passato, e quindi è un po' una sfida che bisogna cavalcare, cioè è una vera rivoluzione industriale. Il cambiamento è stato evolutivo, non è stata una rivoluzione dall'oggi al domani, perché, diciamo, io sono un protagonista, credo, della terza rivoluzione industriale, che poi ha vissuto tutto il periodo di 40 anni che ci ha portati adesso alla quarta, no? Quindi è stata una rivoluzione continua, però l'accelerazione è esponenziale di questi sviluppi. Quindi a partire dalla robotica cooperativa, che oggi di cui si parla, l'intelligenza artificiale, i big data, gli analytics, le auto senza la guida autonoma, i droni, insomma i laser e quindi le tecnologie optoelettroniche. C'è un mondo che sta cambiando, no? E quindi questo rappresenta un'occasione di sviluppo per le imprese, sia per le start-up, quindi nuove imprese che nascano a occuparsi di queste cose, ma anche di riconversione di imprese esistenti che siano in grado di cavalcare questo cambiamento tecnologico. Tra i grandi cambiamenti è anche la possibilità di guardare diversamente i propri modelli di business, da chi faceva oggetti e vendeva soltanto, nel vostro caso, macchine, a chi oggi vende la produzione, la capacità di realizzare degli oggetti, quindi dal prodotto al servizio. Assolutamente. Anche per voi questo sta cambiando, e come? Guardi, noi facciamo già circa un terzo del fatturato di servizi,
servizi post vendita, che ci dà ovviamente una stabilità anche, diciamo, della nostra top line, che come noto, come tutti i beni di investimento, può essere ciclica, ma il servizio post vendita normalmente è un battente piuttosto stabile e anche con buona marginalità. In più, rispetto alla vendita di una macchina stand alone, il mercato ci chiede sempre più dei sistemi integrati, quindi macchine che siano interconnesse fra di loro, che siano in grado di dialogare fra di loro, quindi Internet of Things, quindi manutenzione predittiva, cose di questo genere, che di fatto rappresentano una aggiunta di servizi, a volte built-in e a volte add-on rispetto alla nostra produzione. È una rivoluzione in cui noi in tante nicchie siamo molto forti, voi siete un esempio di campioni nazionali, ma in cui il resto del mondo non sta a guardare. Abbiamo concorrenza internazionale, la Cina si è messa in moto in maniera determinata, come sanno fare loro, con un progetto che è China 2025, in cui attraverso investimenti e acquisizioni in giro per il mondo, anche nei settori più avanzati della tecnologia, vogliono diventare primi. Queste sono più opportunità o più sfide, pericoli anche per la nostra industria italiana carbonata? Sono tutte e due le cose, no? Non si può negare che ci sia un challenge che viene da questi produttori, dai paesi low cost, che adesso non sono più neanche tanto low, perché lei ha menzionato giustamente la Cina, però io le potrei ricordare, non so, la Corea, la Turchia, ci sono altri paesi oltre alla Cina che stanno fortemente investendo nelle tecnologie. Quindi questo sicuramente, in particolare sulla fascia bassa e media di prodotti, rappresenta una minaccia, perché oggi, diciamo, la competitività di questi paesi è nettamente superiore alla nostra in termini di costo, e quindi noi dobbiamo sostanzialmente cavalcare la fascia di prodotto di qualità medio-alta, quindi noi puntiamo sulle alte prestazioni, ma cercando di mantenere un lead rispetto a questi nuovi competitors. E questa è una grandissima opportunità, perché se guardo, non so, al mercato cinese, per esempio, che per noi oggi è il secondo mercato del mondo dopo gli Stati Uniti, è un mercato con una potenzialità enorme. Quindi è vero che c'ho una minaccia rappresentata dai concorrenti cinesi, ma un'opportunità che è rappresentata dal mercato cinese. Tant'è che noi lì abbiamo fatto un grosso investimento 2 anni fa, costruendo uno stabilimento e avendo oggi una società che fa più di 50 milioni di fatturato. Senta, tante aziende in questo momento si stanno interrogando su come crescere. Nella vostra storia c'è stata la quotazione in borsa, ci sono state acquisizioni, c'è stato sempre un atteggiamento di apertura verso il mercato anche dei capitali. Che cosa lei si sente in questo momento di raccomandare alle imprese che magari sono ancora invece timorose, scettiche rispetto al fatto comunque di aprirsi a soci come possono essere il mercato, ma anche fondi di private equity, ma anche operatori della finanza o nuove opportunità, perché abbiamo i PIR, peraltro il vostro titolo da inizio anno ha oltre che raddoppiato la quotazione in borsa insieme a tante aziende eccellenti italiane che beneficiano del fatto che finalmente il risparmio degli italiani viene canalizzato anche in parte attraverso i PIR verso le nostre imprese. Ma guarda, io penso che questa sia un'opportunità unica. È chiaro che le imprese italiane soffrono strutturalmente di una dimensione troppo piccola. Se noi ci confrontiamo con i nostri omologhi tedeschi, siamo sempre più piccoli di loro, in questo un po' in tutti i settori, anche se c'è qualche nicchia in cui, diciamo, finalmente riusciamo ad eccellere noi, altrimenti siamo storicamente il numero 2 e il numero 3, siamo fra i primi 3, ma la nostra dimensione ci penalizza. Allora, sul mercato globale la dimensione è fondamentale, perché la dimensione vuol dire capacità di ricerca e sviluppo, perché è una quota del fatturato che uno investe in ricerca e sviluppo, vuol dire copertura dei mercati internazionali, quindi la capacità di investire in nuovi mercati emergenti con delle presenze dirette, che è l'unico modo per investire in modo stabile. E per fare questo bisogna essere aperti all'innovazione, aperti all'innovazione anche finanziaria, quindi non essere la classica azienda italiana che esce sempre in pareggio, perché se le cose vanno bene cerca di risparmiare sulle tasse, e se le cose vanno male cerca di non spaventare il sistema bancario
uscendo in pareggio lo stesso. A proposito di banche, qual è stata la chiave del vostro rapporto con le banche? Che quando trovano aziende sane, aziende che crescono, non hanno difficoltà, anzi in questa fase sono, come dire, gli impieghi sono da ottenere da gente come voi, ma al tempo stesso per il resto del sistema talvolta invece hanno ancora oggi, con pur tassi ufficiali negativi, tassi molto importanti. Ecco, come vede il rapporto banca-impresa in questa fase? Io credo che sia in una fase abbastanza delicata questo rapporto, perché da un lato, voglio dire, c'è una grande disponibilità di liquidità anche a costi molto, molto bassi, come sappiamo, e quindi le banche corteggiano diciamo le imprese meritevoli di credito, no? Quindi sulla fascia bianca, se vogliamo distinguere, non c'è difficoltà ad avere credito, anzi sono le banche che sono proattive da questo punto di vista. Poi c'è una fascia di imprese che hanno sofferto la crisi in modo quasi irreversibile e che la maggior parte rappresentano questa massa enorme di non performing loans che le banche stentano a digerire, no? E a smaltire, e questo ci fa comprendere alcune difficoltà, no? Del sistema bancario ad affidare questa tipologia di impresa. E poi però c'è tutta una fascia grigia in mezzo, che sono imprese che hanno superato la crisi magari con qualche difficoltà. E lì le banche, secondo me, devono essere selettive, perché bisogna selezionare, non tutte le storie sono uguali, e ci vuole però un nuovo patto, voglio dire, per lo sviluppo tra sistema bancario e mondo delle imprese, per cavalcare, diciamo, le sfide del futuro. Senta, Carbonato, abbiamo fatto un rapido viaggio nella vostra storia, guardando però anche in avanti, 2018, quali trend vedete, che cosa si possono aspettare anche gli investitori e il mercato da Prima Industria l'anno prossimo? Ma guardi, la Prima Industria sta crescendo ad un ritmo di circa 10% da 3 anni, 4 con questo, con un ritmo costante, diciamo, il che è una buona cosa, perché una crescita a 2 digit senza strappi ci consente di seguirla strutturandoci bene e incrementando ovviamente la marginalità, che è quello che noi stiamo cercando di fare anno dopo anno. Noi oggi abbiamo una view sul 2018 positiva, i mercati in questo momento sono, i nostri mercati, voglio dire, di riferimento sono positivi praticamente dappertutto. Gli Stati Uniti vanno bene, l'Europa va meglio, la Cina non dà segni di cedimento, quindi direi che i mercati di destinazione sono buoni. Il portafoglio ordine che abbiamo non è mai stato così grande, perché ovviamente un po' di delta fra order intake e revenues ce l'abbiamo, e quindi la nostra view è positiva. I rischi li vediamo sugli eventi esterni, imprevedibili, no? Il mondo è un mondo complicato in cui viviamo, è un mondo globale in cui, voglio dire, certi eventi possono avere anche ripercussioni pericolose. Avete le dimensioni giuste per stare in questo mondo che ci descrive, oppure state studiando altre acquisizioni per il futuro? Ma noi riteniamo di avere le dimensioni giuste per restare in questo mondo, anche, diciamo, con un certo livello di resilienza rispetto ad eventuali crisi che non siano la ripetizione del 2008, perché nessuno quella se la augura e se l'aspetta, ma crisi magari che riguardino, come è capitato molte volte in passato, alcuni mercati geografici, alcuni paesi, no? Abbiamo vissuto per esempio le crisi di Brasile e Russia, dove noi siamo presenti abbastanza significativamente, senza, voglio dire, intaccare questo ritmo di crescita, il che vuol dire che abbiamo già una buona resilienza. Questo non significa però che se oggi, che la nostra situazione patrimoniale, dopo aver fatto questa grande acquisizione 10 anni fa, è su livelli di ratios assolutamente normali, diciamo, e compatibili, se ci capita qualche occasione di crescita esterna la guardiamo. Ma i suoi target ideali in questo momento sono nel mondo della tecnologia, sono rivolti ad aprire di più canali commerciali verso il resto del mondo, qual è la priorità? Ma ne abbiamo un paio di priorità, una è nel settore della tecnologia, perché ad esempio stiamo guardando al settore dell'additive manufacturing, che è una delle grandi rivoluzioni industriali in corso, fa parte, è uno dei pilastri di Industria 4.0, che si fa con il laser. Noi produciamo i laser, conosciamo il laser e quindi
quello è un settore che stiamo guardando, e questo riguarda l'aspetto tecnologia. E però poi ci sono anche gli aspetti di copertura dei mercati, che vuol dire sia mercato che anche gamma di prodotto. Ci sono alcuni mercati e alcuni prodotti in cui possiamo migliorare il nostro posizionamento, e quindi stiamo guardando anche in quella direzione lì. Allora, infine carbonato, abbiamo capito i settori che vi interessano di più. Guardando al futuro, avete celebrato a Torino 30 di novembre, celebrati i 40 anni, guardando ai prossimi 40, quali saranno i fenomeni che cambieranno di più? Come vede la prima industria del futuro, senza andare così in avanti come a 40 anni? Beh, a 40 anni mi viene francamente difficile vederla, no? Però diciamo, se guardo in un orizzonte temporale di 10 o 20 anni, vedo un'azienda, diciamo, decisamente più grande, perché c'è spazio di crescita. Il nostro mercato cresce di sé, e noi cresciamo un po' di più del mercato, vuol dire che, diciamo, abbiamo un potenziale di crescita, quindi ancora più internazionale di quanto sia oggi, soprattutto come basi di servizio al mercato, al cliente, quindi vendita, assistenza, eccetera. E vedo un'azienda anche con contenuti tecnologici più elevati, più orientata sull'aspetto software, sull'aspetto servizio, come dicevamo prima. Il laser stesso come strumento continuerà a avere importanti evoluzioni, quindi direi che vedo un'azienda proiettata verso un buon futuro, che magari non sarò io poi a guidare. Torino, sempre con la testa con Torino. Con la testa a Torino e anche il cuore a Torino. Grazie ancora Gianfranco Carbonato, grazie, presidente di Prima Industrie, grazie per averci seguito. Vi lascio agli aggiornamenti e alla cronaca di Classe NBC.